Cristina Baggio. Dentro a cercare Vialli. E c'è irregolarità ai danni di Vialli, calcio di punizione. Comboiré è entrato in contatto con Vialli. Rivediamo e vedete che il gioco pericoloso con un calcione, forse involontario, di Comboiré alla schiena di Vialli. C'è questa punizione per la Juve da posizione abbastanza vantaggiosa per il tiro di Roberto Baggio. Siamo praticamente al novantesimo, anzi al di là. Baggio, sì, gol, gol della Juve, 2-1 a tempo scaduto, la Juve passa in vantaggio. Roberto Baggio calibra una millimetrica punizione, gol di Roberto Baggio, splendido, vedete, nel 7, nulla da fare per Lana e la Juve rimonta con l'orgoglio e la determinazione, una situazione che alla fine del primo tempo era disperata. Certo, una qualificazione ancora tutta da guadagnare, ma una Juve superba sul piano della determinazione e della volontà in questi secondi 45 minuti di gioco. Una Juventus, peraltro, come ripetutamente detto, non fortunata in più di una circostanza, con una doppietta di Roberto Baggio passa in vantaggio. Siamo a tempo scaduto, un paio di minuti oltre il novantesimo.